aperto in maniera fragorosa i giochi per il salto di categoria è la Promosport di Mister Notaris. Buonasera, mister. Buonasera a voi. Decima vittoria consecutiva, diciamo che forse c'è da mordersi davvero adesso le mani per qualche punto lasciato all'inizio, anche bastavano magari due pareggi in più. Sì, bastava qualche punticino in più per essere ancora più vicini alle squadre di vertice, però è inutile ormai pensare a quello che è stato fatto. Stiamo facendo il massimo adesso. Penso che anche oggi abbiamo vinto meritatamente con il Pizzo, perché la partita i ragazzi l'hanno condotta in maniera esemplare, senza rischiare niente, il nostro portiere non ha fatto neanche una parata. Niente, devo solo ringraziare i miei ragazzi che stanno facendo il massimo. Anche oggi eravamo un po' rimaneggiati, avevamo qualche assenza per squalifica, avevamo due o tre giocatori acciaccati che però hanno stretto i denti, e alla fine penso che abbiamo vinto meritatamente. Comunque, mister, voi adesso rispetto al primo posto siete a meno 6, ma con una partita in meno rispetto alla Real Pizzo. Chiaramente poi c'è da capire come andrà a finire questa storia tra Guardavalle e Parcheria, però visto che insomma mancano la prossima la 23esima giornata si deve arrivare la prossima la 24esima giornata si deve arrivare a 30, sia col Parcheria che col Guardavalle ci dovete giocare, direi che è giusto crederci. Sì, a questo punto dobbiamo crederci e darci un obiettivo che magari fino a qualche settimana fa poteva risultare impossibile. Invece con il lavoro, con il sacrificio, con la voglia e con la determinazione, i ragazzi stanno facendo qualcosa di impensabile. Vincere 10 partite penso che sia un record sicuramente per la Promosport. Spero di non fermarci e di continuare così, perché a questo punto dobbiamo crederci, continuare a lavorare. Ci sono ancora parecchi scontri diretti sia per noi che per le altre squadre, quindi noi dobbiamo cercare di fare il massimo. E poi alla fine tiriamo le somme. Ora, mister, è chiaro che ancora c'è da fare la partita col Monte Paone, però dopo ci sarà la sosta per Pasqua. La teme questa sosta, visto il momento? Prima c'era ad esempio mister Patti del Mesolaga, al quale ho detto magari avete rincorso e poi adesso siete andati in affanno. Ecco, questa sosta potrebbe essere un trabocchetto? Sì, potrebbe, però se nella settimana di sosta lavoriamo bene, come abbiamo fatto anche nella settimana che abbiamo riposato, penso che possiamo dire la nostra. Naturalmente sarebbe meglio non fermarsi, perché il ferro va battuto quando è caldo, però la sosta fa parte del campionato, quindi ci prepareremo al meglio durante la sosta, cercheremo di recuperare qualche ragazzo infortunato. Anche oggi due o tre sono usciti malconci dal campo, quindi abbiamo la possibilità magari di recuperare qualcuno e di essere al completo, e poi ci giochiamo le restanti partite pensando sempre e provando a vincerle tutte, perché per sognare di arrivare nei posti più alti dobbiamo vincerle tutte. Noi sappiamo che dobbiamo vincerle tutte. Va bene, mister, che dire, grazie per essere stato con noi. Una buona serata. Grazie.